Ci senti Alessandro? Sì, ti sentiamo entrambi. Ah, perfetto. Ecco, salutiamo quindi Alessandro Massari e Marco Beltrandi. Li vediamo nella sede del Partito Radicale, li facciamo entrare anche nell'inquadratura. Ciao Marco, ciao Alessandro, come state innanzitutto? Ciao, tutto bene? Ciao, ciao, molto bene. Molto bene. Allora, noi abbiamo avuto prima di questo appuntamento, che ormai è, come sappiamo, una rubrica fissa di TV Radicale, un appuntamento di tre quarti d'ora in cui abbiamo parlato della Siria, la primavera che tarda a sbocciare. Devo dire che è stata molto interessante, ne consiglio anche a voi la visione da domani quando sarà pubblicata su YouTube. Ma veniamo a noi, vedo come sempre dietro di voi due fantastici manifesti che secondo me fanno perfettamente da contorno alla nostra trasmissione, cioè il manifesto di Ernesto Rossi e il manifesto Generazioni Contro. Marco, forse tu non lo sai, ma abbiamo parlato degli emendamenti che tu hai presentato alla manovra finanziaria, l'ennesima, devo dire, che è stata preparata per quest'anno, e da tutte le analisi che abbiamo fatto, proprio alla fine abbiamo considerato come quei due manifesti fossero proprio perfetti dietro l'inquadratura di Alessandro e adesso che è anche la tua inquadratura. Ecco, fermo restando che nel prossimo appuntamento ci occuperemo di più del debito pubblico stricto senso inteso, ci piacerebbe ancora una volta fare, diciamo, una panoramica su quella che era quelli che erano gli elementi strutturali e fondamentali che fondavano quella che era quasi una vera e propria manovra finanziaria rispetto agli emendamenti da te presentati alla manovra, Marco, che ricordiamo nascevano da un lavoro di gruppo sviluppato all'interno del partito al quale ha contribuito anche Alessandro Massari. Ecco, se vogliamo delineare un pochino quelli che erano gli elementi strutturali coessenziali a tutti questi emendamenti presentati. Allora, anzitutto mi fa molto piacere che hai precisato questo fatto sull'origine degli emendamenti, perché so che c'è stato qualcuno che ha pensato un po' di appropriarsene, dico all'interno del nostro partito, e me ne è dispiaciuto molto, perché in realtà nascono da un lavoro ad agosto, del gruppo Economia di Radicali Italiani, di cui io sono immeritatamente presidente. E Alessandro Massari è un po' l'anima operativa, e questi emendamenti in realtà sono stati presentati in parte al Senato, perché da lì passava la manovra. Poi sono stati ripresentati tutti, però stavolta alla Camera, e li ho seguiti io personalmente in commissione bilancio. È giusto dirlo perché, ripeto, sono un lavoro, uno dei pochi, credo, flussi del lavoro di partito, si può dire, e quindi quando questo accade è giusto, credo, sottolinearlo nel modo più assoluto. In genere i deputati fanno un po' come anche i senatori, fanno un po' per carenza di mezzi del partito da sé. Quindi invece qui c'è stato un gruppo Economia che ha lavorato in piena estate, in pieno agosto, quindi è giusto riconoscerlo e soprattutto riconoscerlo ad Alessandro. Allora, tu mi chiedevi una panoramica. Anzitutto erano tantissimi emendamenti, ma Quasi praticamente una le cose manovra a più sé stante, importanti. giusto Marco? Quasi Sì, una ma... veramente. Io mi sono sorpreso, devo essere sincero, quando li ho visti mi sono sorpreso per la completezza e per la serietà del lavoro, perché si partiva dall'abolizione totale del finanziamento pubblico dei partiti a una vera riforma con effetti immediati delle pensioni d'anzianità, e che noi abbiamo presentato anche modulata, cioè nel senso che secca subito dal 2012 e anche con un percorso graduale, anche prevedendo di riutilizzare i fondi per un ridisegno a favore dei cosiddetti outsider del welfare state italiano. E poi una serie incredibile di liberalizzazioni e privatizzazioni, tutto ciò che è pubblico, RAI, Eni, Enel, Poste, Ferrovie, Finmeccanica, Fintecna, e non sto a fare tutto l'elenco. Poi ancora liberalizzazioni, per esempio importantissima quella dei farmaci di fascia C, e lì c'è stato un bel dibattito, non solo su questo, in commissione, perché lì sono emersi i farmacisti proprio, che erano direttamente presenti in commissione, e con degli interventi si sono sentite delle cose talmente
repellenti, lo dico sul serio, c'è talmente false bugiarde della serie, voi volete dare i farmaci a tutti, ma che c'entra? Qui la liberalizzazione prevede la ricetta medica, prevede che siano farmacisti a dare i farmaci, infatti le parafarmacie hanno assunto un sacco di giovani farmacisti disoccupati. Niente, tutto saltato, sembrava la traduzione, sembrava quella appunto di un farmaco libero per tutti, non so, è un abuso di farmaci, delle cose incredibili. Poi software libero, anche un contributo interessantissimo che ha aperto un dibattito in commissione, su quello e ho trovato dei consensi di mettere un 10% di contributo sulle pensioni concesse con meno 20 anni di contributi, cioè le famose pensioni baby. Poi ancora appunto emendamenti sulle fondazioni bancarie, liberalizzazione di prezzo libri, vendita giornali, vendita sotto costo, separazione Eni rete gas, una delle poche separazioni tra gestori di servizi e rete che ancora mancano, perché l'Eni si oppone tenacemente malgrado ci siano anche fondi esteri che invece tremano da molto tempo, perché si dice che il valore in borsa sia depresso da questa non liberalizzazione, che comunque sarebbe importante a prescindere, anche per costruire, come posso dire, per porre le basi per fare dell'Italia un hub del gas. Bisogna però avere una società delle reti che appunto non c'è. E poi ancora l'abolizione del valore legale del titolo di studio, la soppressione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, emendamenti contabili importanti come questo, esclusione del conteggio dei dividendi delle società municipalizzate dai bilanci degli enti locali. È certo, perché oggi molto spesso con i dividendi si coprono buchi di bilancio che indicano una cattiva amministrazione. Insomma, io ne ho solo scelti riduzione delle spese militari, io ne ho scelti solo alcuni, perché l'elenco è molto lungo. No, l'elenco è molto lungo, Marco, però io ti voglio chiedere questo, vi voglio chiedere questo, cioè, invitando anche Alessandro ad entrare nella conversazione e anche lui porre domande a Marco, cioè cerchiamo di fare quasi un piccolo radical bar, diciamo, con domande. Io chiaramente sono il più ignorante di tutti in materia, quindi farò le domande, diciamo, quelle proprio da profano. Volevo chiedere l'ammontare complessivo, quindi quelle necessarie, speriamo che siano necessarie, l'ammontare complessivo della manovra, se questi emendamenti fossero stati adottati, a quanto si sarebbe arrivato? Questo conto l'avete fatto sicuramente? No, non l'ho fatto, però ti posso dire solo questo, che sicuramente con queste misure non solo avresti avuto un importo enormemente superiore rispetto a quello formale che è stato realizzato con le misure invece decise dal governo, ma ti dirò di più, che soprattutto questi importi sarebbero stati certi, mentre invece sono molto aleatori gli altri. Molto aleatori, infatti, per tante ragioni. Questi invece ci sarebbero stati risparmi certi, immediati, e soprattutto ricollocazione di fondi che ci avrebbe avvicinato all'Europa, che avrebbe consentito appunto di ridisegnare quel welfare state per gli esclusi, che è una delle vergogne del nostro paese, una delle cause della mancata crescita, questa balcanizzazione in due del mercato del lavoro tra garantiti sempre più e sempre più solo sulla carta e invece assenza di ogni garanzia per tutti gli altri. È un male anche per le aziende, perché alla fine si dice tanto che nella nostra società il fattore umano è fondamentale, no? Le conoscenze, le competenze, la formazione. E un'azienda oggi ha convenienza invece, cioè convenienza, ha una falsa convenienza a non investire sul capitale umano, a ricambiare continuamente la propria manodopera. Insomma, è tutto un sistema di riforme che sono poi quelle che la BCE si è poi saputo. La BCE e appunto il Trichet e il nuovo governatore Draghi tra poco hanno chiesto all'Italia, e che la maggioranza e il governo non hanno voluto, ma devo dire nemmeno il PD, che a parte qualche cosina mi ha votato contro su tutto, perché, e io l'ho anche detto in commissione, ho detto, dico che è comodo criticare le manovre del governo perché non ci sono le riforme strutturali, poi se qualcuno le propone non vanno mai bene. Ma io questa era la domanda successiva. Prego Alessandro.
No, colgo l'occasione per sottolineare proprio anche con l'elencazione delle misure della BCE che sono venute il 5 agosto. Noi abbiamo lavorato all'oscuro perché i contenuti sono stati svelati pochi giorni fa, ma io voglio elencarlo. Si è trattato sostanzialmente un suggerimento autorevole sui temi della concorrenza, e Marco ha presentato all'inizio dell'anno una proposta di riforma costituzionale dove si costituzionalizza proprio come bene pubblico la concorrenza per lo sviluppo del paese. All'articolo 41, no? Quello che vogliono riformare. Esatto. Tu al 10 di dicembre del 2010 hai presentato questo tipo di proposta, e le migliorie del servizio pubblico, la liberalizzazione dei servizi pubblici e professioni. Avete sentito Marco l'elenco degli emendamenti, ce n'era anche uno per la liberalizzazione di tutte quante le professioni liberali, non solo quelle della professione forense. Le municipalizzate, tutto la necessità di un welfare to work, per concludere con la riforma proprio la riforma costituzionale delle procedure di bilancio, che è oggetto di un'altra proposta costituzionale presentata sempre da Marco. È stato il primo deputato a presentare alla Camera una proposta in questo senso, ben prima di quella del senatore Rossi, che poi ha avuto grande notorietà sulla stampa, ma sempre in gruppo, grazie a Marco, che è il vessillifero della battaglia economica all'interno della componente radicale nel PD. Però adesso stati... la domanda la devo fare, ragazzi, perché prima l'affermazione che ha fatto Marco secondo me è molto grave e pesante. Ha parlato di qualcuno che all'interno del partito ha tentato di appropriarsi indebitamente di questo lavoro fatto in gruppo dalla Commissione Economia, ma chi, come, dove, quando e perché? Queste sono le domande a cui dovreste rispondere a questo punto. Diciamo che c'è stato qualche autorevole senatore, visto che la manovra è partita da lì, no? Che ha teso a presentare gli emendamenti come frutto del Senato e a dire alla Camera: voi avete presentato gli stessi del Senato, della serie, non avete fatto un cazzo. In realtà il lavoro non l'hanno fatto né loro né noi, è stato fatto dal gruppo Economia di Radicali Italiani. Di onorevoli senatori ne abbiamo solo uno. Beh, guardate, ragazzi, io devo apprezzare, perché Marco è sempre lo stesso, perché con la sua ironia da chi lo conosco, ma non sempre... è una cosa fondamentale, però insomma è giusto dirlo, cioè per una volta che il partito supporta i parlamentari con delle iniziative importanti, no? Non dirlo secondo me è un crimine. Io la penso così, per questo l'ho voluto sottolineare, più ancora che per la polemica con chi ha cercato di appropriarsene, ma proprio per il fatto che non vanno, i meriti vanno riconosciuti quando ci sono. Sì, anche perché è stato frutto di un'elaborazione di un anno di riunioni dove noi abbiamo dibattuto con grande forza. Il lavoro di agosto è stato semplice, tra virgolette, perché potevamo disporre di una elaborazione concettuale che si era protratta per un anno, cioè avevamo discusso tra una trentina di compagni le cose che erano opportune per l'Italia. Ma insomma, bisogna fare una tiratina d'orecchia a Marco Perduca. Ci ho detto, ragazzi, io sono veramente sommerso dalle domande, mi sono sommerso dalle domande, ne ho già raccolte 8 e continuano ad arrivare, però non sono sulla questione economica. Mettiamo subito sul piatto questa questione, perché quello che è successo nei giorni scorsi in Parlamento. C'è Stefano Russo che chiede: Marco Beltrami è stato massacrato su Facebook da, virgolette, radicali filo PD. Ti invita, Stefano, a dire la tua, proprio per cos'è da controbattere a queste accuse che ti sono arrivate da Facebook, Marco. Ma guarda, io semmai le accuse le potrei aggravare, perché non credo di svelare un segreto nel dire che nella riunione che abbiamo fatto con Marco Pannella e con gli altri colleghi deputati e senatori, che ha deciso questa linea di condotta, io sono stato sicuramente quello che ha proposto di non partecipare al voto. Poi la linea, per una volta, non sempre capita, anzi capita rarissimamente, ma stavolta la linea è diventata la linea un po' di tutti. Ma perché? Perché la cosa è semplice, cioè anzitutto c'era un'opposizione nostra a questa idea di queste mozioni di sfiducia, che quando hanno un esito scontato, come in questo caso, perché lo ricordo, questa è una forma di masochismo, no, da parte del PD. Masochismo, perché tu praticamente non fai altro in questo modo, e sapendo già come va a finire la votazione, vedendo anche le facce che sono presenti
e ricordo la votazione era palese, quindi non c'erano possibili sorprese, cioè tu sai già come finisce la votazione, sai già che si tramuta tutto in un'ulteriore fiducia al ministro, quindi di conseguenza al governo. E quindi già questo, no, crea una situazione assolutamente assurda, tant'è vero che moltissimi deputati del PD sono assolutamente perplessi da questa strategia di continue votazioni di fiducia che vanno sempre a favore del governo. Ma che senso ha? È anche pericoloso, perché nella gente poi si creano delle aspettative ogni volta, è da un anno che va avanti questa cosa, ogni volta di caduta del governo, che sono aspettative destinate ad essere sconfitte. Permettimi anche poi di dire che quelli del PD fanno un parallelo veramente assurdo, cioè dicono ma la votazione di sfiducia a un ministro e la equiparano alla votazione di sfiducia al governo, ma manco per soli. La sfiducia al governo comporta le dimissioni obbligate del governo, la sfiducia al ministro comporta solo le dimissioni del ministro, il governo se ne sta bellamente in carica comunque, quindi la votazione era scontata, era inutile, discutibile anche nel merito, e qui potrei aprire una grossissima parentesi su tutte le perplessità dovute al caso Romano, dovute al fatto appunto, ne elenco solo alcune, concorso esterno in Sicilia, come sai un reato evanescente e per un politico siciliano facilmente configurabile, ma fatto ancora più clamoroso, cioè avevi i PM che hanno fatto le indagini, che hanno chiesto l'archiviazione e il GIP ha disposto il giudizio. Quindi i PM sono costretti a sostenere un'accusa per la quale hanno chiesto l'archiviazione, in cui non credono. Quindi pure questo. Oltretutto mancava una settimana a un'altra decisione giudiziaria importante su Romano, quindi si poteva benissimo fare la votazione fra una settimana o 10 giorni, non sarebbe cambiato nulla, ma i deputati avrebbero potuto decidere con qualcosa di più concreto in mano. E poi la sfiducia individuale, che secondo me e secondo anche Martino, ma secondo anche tanti altri, sarebbe addirittura non è prevista dalla Costituzione e secondo molti è proprio incostituzionale. E poi soprattutto non puoi delegare ad una procura facendo un'indagine, perché un GIP dispone l'imputazione, di decidere chi sono i ministri. Ma ripeto, noi non l'abbiamo fatto con questo non bastava ancora. Noi l'abbiamo fatto perché il giorno prima al Senato, diciamolo chiaramente, PD e PDL avevano compattamente bocciato una mozione nella seduta straordinaria che per la terza volta i senatori avevano richiesto nella storia della Repubblica per discutere del problema delle carceri e dell'amnistia, no? Avevano bocciato unanimemente una risoluzione, attenzione, che non chiedeva l'amnistia, ma chiedeva solo che si facesse informazione in 60 giorni sul carcere e sui problemi del carcere. Allora a quel punto noi non è che di fronte a Pannella che fa lo sciopero della sete della fame da mesi e mesi, di fronte a Rita che fa lo stesso, di fronte a un impegno che ha coinvolto tutti noi, non è che potevamo alla Camera far finta di niente, cioè della serie, è un problema loro, non c'entra nulla. Abbiamo colto un'occasione di un voto inutile e anche sbagliato per rimettere al centro la questione amnistia, che lo ripeto, poi così mi taccio, non è tanto o solo l'amnistia per i carcerati, che comunque ci sono e non possono essere condannati a vivere in condizioni disumane come lo sono oggi, ma è anche un'amnistia che è necessaria per la riforma della giustizia, quindi riguarda milioni di italiani, e questo nessuno, anche quelli che ci dicono che l'amnistia non va bene, nessuno ci riesce a indicare un'alternativa che sia minimamente credibile. Quindi tutto questo è in questi termini, e figuriamoci l'aver colto un'occasione per farlo. Dopodiché, se il PD ci vuole espellere, ci espella, anzi spero di essere espulso con doppia espulsione possibilmente. Beh, guarda, arriviamo proprio alla domanda successiva. Domenico Fosco lo chiede: ce ne andiamo da Stop PD? E Gianni Coraggione chiede, altra domanda: ci siamo mai stati nel PD? No, noi nel PD non ci siamo mai stati, ma anche perché non ci hanno mai voluto. Noi siamo stati eletti nelle liste del PD, quindi c'è stato un accordo elettorale con il PD nel 2008. Noi, anche questo va detto, noi nel Parlamento siamo una delegazione autonoma,
Per cui anche questo fatto che ci viene detto, sì, ma voi le regole della squadra, ma quale squadra? Tra l'altro non è che quando si fanno queste iniziative noi veniamo mai consultati, noi siamo l'unica organizzazione politica all'interno del gruppo del PD, altra rispetto al PD, no? Bisognerebbe quantomeno ogni tanto informarci preventivamente, invece no, noi veniamo sempre messi di fronte alle scelte fatte da altri, dopodiché le dovremmo accettare tutte, ma pare una cosa possibile. Fosse così, noi allora ci saremmo già sciolti nel PD, saremmo entrati nel PD, ma noi nel PD non siamo mai entrati, quindi è difficile anche che ne possiamo uscire, perché non ci siamo mai entrati. Dopodiché se non ci vogliono nel gruppo in nome della democrazia del Partito Democratico, benissimo, ce ne faremo una ragione con tutto quello che abbiamo dovuto ingoiare in questi anni. Mi inserisco brevemente perché oggi sono rimasto allibito dall'ascolto del convegno Democrazia Davvero, dove c'era la Bindi, cioè con lei la quale è la grande puratrice. Ebbene, ricollegandomi a quello che diceva Marco, che non c'è miglior legittimazione che porre la questione di fiducia a Berlusconi, lei ha detto testualmente che non c'è strumento istituzionale per mandarlo a casa, come se la conta delle teste per lei non contasse più. E appunto è una cosa incredibile, perché poi si fomenta la piazza in aspettative che non possono essere mantenute e si ritorna alla politica del 92-93, quando bastava un avviso di garanzia, anche fatto a capocchia, per chiedere la testa del ministro. E mi ricollego ancora a un fatto formale che può essere apparentemente banale, ma è sostanziale. Mentre per Papa vi era un'ordinanza proprio per... certo, è una cosa sbagliata dal giudice, qui c'era semplicemente un mero rinvio a giudizio, cioè non... Disposto dal GIP con TPM, no? Appunto, se fossimo stati nel 93 sarebbe stato per votare a favore del mantenimento dell'incarica a Romano. Quello era la cosa, diciamo, corretta da un punto di vista proprio non solo giuridico, ma anche politico. Ma quando ci sono delle concezioni di democrazia che consentono la conta delle teste, non uno strumento istituzionale, rimane la gogna, ecco. Insomma, questa è la capacità del PD di rispettare le regole. Guarda, l'ascolto di Democrazia Davvero è stato impressionante, perché con argomentazioni uguali e contrarie a volte la Bindi richiamava il rispetto delle regole, altre volte non ci pensava proprio. Mi riferisco per esempio alla legge elettorale. Quando si è capito che all'interno del partito vi erano più proposte di legge elettorale, nonostante il congresso ne avesse scelta una specifica, l'uninominale a doppio turno, è arrivato a dire che adesso non bisognate con il referendum di andare al voto, perché lei vuole fare il governo di unità nazionale, vuole mettere i suoi amici, si chiamino Della Valle, si chiamino non so come, insomma l'imprenditore di turno, il Dini, l'equivalente del Dini e del Ciampi degli anni 92-93, con gran minore autorevolezza e attendibilità. Insomma, questa è la ricetta di la scelta di Bobbini. Tra l'altro faccio notare, scusa se mi intrometto, prego. Ma io faccio anche notare, riguardo a tal Rosaria Bindi, che lei in realtà nei mesi scorsi è stata una grossissima sostenitrice del voto subito, del voto immediato. Lei è una delle prime, insieme a Enrico Letta, a cominciare a dire che bisognava andare a votare immediatamente, anche se non c'era nulla di pronto, da nessun punto di vista, no? Quindi adesso ha cambiato idea, va bene, la rispettiamo, ma lo segnaliamo. Poi evidentemente anche su questa mania o volontà espulsoria, anche lì ha cambiato idea, perché io ricordo che quando fu nella scorsa legislatura la Binetti, senatrice Binetti del PD, a votare non la sfiducia al ministro, ma la sfiducia al governo Prodi che il PD sosteneva. Col voto determinante della Bindi, perché al Senato l'esito non era prevedibile, al Senato ogni votazione era un incognito, il governo si salvava per uno o due voti. Lei votò la sfiducia al governo Prodi di cui Bindi era membro, e la Bindi non solo non disse una parola, tutto il PD non disse una parola, e addirittura l'hanno ricandidata, addirittura l'hanno rieletta, e lei, non contenta, se n'è andata nell'UDC e non hanno detto neanche una parola. E poi invece per i radicali, che manifestano con un'occasione di un voto scontato una questione così importante, così grave, così consistente, ecco subito l'espulsione. Benissimo, guarda, se questo è, ci fermino subito. Allora andiamo avanti, sono veramente tantissime le domande. Don Volpi chiede: siamo mai esistiti per il PD? Siamo mai esistiti? Potresti ripetere la domanda, perché sì. Abbiamo avuto un... Don Volpi chiede: siamo mai esistiti per il PD? Ma nel momento di incamerare i nostri voti, quelli che portavamo, di fare le liste, sì, dopo però subito dopo guai, anzi loro, alcuni di loro, non tutti, bisogna essere onesti, alcuni di loro
che allora avevano posizioni apicali, teorizzavano nei corridoi che in realtà i sei radicali, no, scusi, nove, i, sette, i nove radicali eletti in realtà erano proprio, dovevano servire a distruggere il partito, perché nelle loro intenzioni c'era che noi venivamo annientati come soggetto politico, cioè c'era che noi ci dovevamo, nelle loro, in alcuni di loro, dovevamo in realtà essere biodegradabili. Esatto, finire nel PD. Ecco, non mi sembra sia andata così. Allora, altre domande, vado velocemente perché sono veramente tante. Gianni Colacione chiede: come sottrarsi, che cosa opporre alle critiche che presentano i radicali come utenti del tram PD per entrare in Parlamento senza pagare il prezzo del biglietto? Ma anche questo è una cosa falsa, nel senso che noi, come è chiaro che ci sono stati dei radicali che hanno votato il PD perché c'erano gli esponenti radicali dentro, cioè voglio dire, la nostra forza politica è una forza politica che secondo mediamente quello che dicono i sondaggi, se si presenta da sola vale dall'1,5% in su, che molto dipende dall'esposizione mediatica che abbiamo, chiaramente, e che non abbiamo, sarebbe meglio dire, ma noi non siamo una forza politica che non ha voti, che non prende voti, è una forza politica che ha una tradizione lunga di 50 anni, molto più lunga del Partito Democratico, che ha una sua fetta elettorale. È chiaro, il PD non è che ci ha regalato i posti così per buona volontà, ce li ha dati perché riteneva che noi dessimo un contributo alla loro campagna elettorale, altrimenti non avrebbe avuto senso, nessuno regala niente in politica. Per noi, Marco, tutt'altro, noi volevamo presentare delle liste autonome, sono stati loro che non hanno voluto, preferendo invece la coalizione con Di Pietro, che poi abbiamo visto come andava a finire. Il patto di avere un gruppo unico con Di Pietro si è immediatamente sfaldato, e la nostra capacità di attrarre un elettorato, diciamo, liberale, essere ondivago nella scelta tra destra e sinistra, è stata completamente frustrata. Quindi è stata fatta la scelta peggiore, credo, per il Partito Radicale, per il PD e per il gruppo collettivo. È stato completamente irrazionale l'atteggiamento di Veltroni in quel tipo di situazione. Allora, era chiaro, comunque, voleva avere il bipartitismo coatto e espungere tutte le forze minori con questo tipo di legge elettorale. La cosa divertente è che ne vogliono, insomma, gli alleati che sono stati privilegiati da Veltroni e dal PD ne hanno fatti di tutti i colori, e mai che ci sia una parola di critica. Scilipoti per tutti, ecco, per intendere. Ma non solo, ma io penso che Enzo Cava, quelli che se ne sono andati, addirittura Dorina Bianchi che vota con il centrodestra, e non ho mai visto neanche due righe di un comunicato del PD a biasimare queste scelte, no? E si sono portati dietro le seggiole, le poltrone istituzionali che li coprivano come membri del PD, sono andati nell'UDC, sono andati nel PDL e non hanno lasciato le poltrone, nessuno gli ha mai chiesto il loro posto, c'è una cosa pazzesca. Andiamo avanti con le domande. Luigi, sì, insomma, come diciamo, unità di partito, Alessandro, non si è capito. Unità di partito? Noi abbiamo un problema di collegamento e sentiamo poco in questo momento, Roberto. Ok, allora vado avanti con le domande. Mi sentite bene adesso? Allora sì, perfettamente. Okay. Luigi chiede: secondo voi l'ala democristiana del PD non credete abbia preso il sopravvento? D'Alema e Veltroni si sono fusi con Franceschini. Non credete che il PD sia oramai la più brutta e finta Democrazia Cristiana? No, non ha preso il sopravvento, è un'ala, quella cattolica, che è ancora oggi minoritaria nel PD. Il problema è che la parte maggioritaria ritiene essenziale a tutti i costi addivenire a una sorta di sintesi con quest'ala cattolica, e quindi è sempre in una contrattazione da cui esce una sintesi a ribasso. Questo è il problema vero, e direi che molta agitazione di quest'ala PD cattolica, che poi, come abbiamo visto, diciamo, è proprio quella che paventa e minaccia metodi da vecchio fusto, quindi c'è stata forse in questo senso una fusione, perché l'area cattolica è proprio quella che chiede le espulsioni, i processi politici. Ma a parte questa, che è una battuta però vera, no, il problema è che sono una minoranza, ma sono una minoranza che adesso si sta agitando, anche perché Bagnasco ha posto alcune esigenze. È evidente che c'è un tentativo di, come posso dire, di partecipare a un processo che si vuole in corso, che poi io non so nemmeno se sia realmente in corso, perché
non so davvero valutare, anche perché sono estraneo a quel mondo, non so valutare quanto sia in corso un processo di riaggregazione almeno culturale dei cattolici italiani. Sta di fatto che adesso è un momento di gara, no? In cui i cattolici sparsi in 7-8 partiti in politica, cioè non i cattolici, i clericali, stanno facendo a gara a chi è più papalino, a chi è più vaticanista. Magari quindi, vaticanista, vaticanofilo. Sì, non è. Vaticanofilo. E allora noi ci siamo andati di mezzo, va benissimo. Allora andiamo avanti con le domande che sono veramente tante. Allora innanzitutto complimenti da Stefano Russo che si trova d'accordo con Matteo Menardi nell'affermare che Beltrandi è uno dei pochi radicali veri, quindi ti arrivano complimenti. Poi Raffaele ti chiede che fine ha fatto la tua proposta di legalizzazione del peer-to-peer? Ha fatto una brutta fine, nel senso che sta lì ferma. Purtroppo devo dire qui la caduta della scorsa legislatura è stata determinante, perché noi nella scorsa legislatura avevamo veramente la possibilità di fare un passo avanti. Purtroppo in questa legislatura il governo si è caratterizzato per essere prono alle richieste più retrive della FMI, che sono diciamo l'industria, la Confindustria musicale, diciamo i difensori ormai arcaici, ormai senza più speranza del vecchio diritto d'autore. Quindi tutta questa materia purtroppo in questa legislatura non si è potuta toccare. I risultati si stanno vedendo perché con una legislazione inadeguata adesso ci sono anche rischi di interventi dell'autorità. Ecco, un attimo, è caduto il collegamento con Marco e Alessandro, ci sentite? Un attimo, c'è un problema di banda per il collegamento con Alessandro e Marco. Ci sentite? Pronto? È caduta la connessione, proviamo a richiamare. Pronto? Eccoci di nuovo. Eccoci, era caduta la linea. Ecco, vi vediamo perfettamente nuovamente. Mi sembra che fosse arrivata la fine della risposta, Marco, giusto? Sì, più o meno sì, insomma. Diciamo che non mi ricordo più, quindi era sulla legalizzazione del peer-to-peer. La scorsa giornata l'occasione buona, ecco. Ho capito. Allora, andiamo avanti. Luigi, dice che è Luigi Mazzotta da Napoli, segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, e dice stamani al tavolo a Napoli per i contributi silenti ci hanno attaccato verbalmente offendendoci, ciò nonostante i finti PDSini hanno firmato l'appello, il PD vive una fase di alto nervosismo politico e vi chiedo, ma la restituzione dei contributi silenti non doveva essere una battaglia della sinistra? Ma dov'è il PD? È il SEL? È Di Pietro? La gente ci vede per strada e comincia a capire. Roberto, scusa, abbiamo avuto un problema, abbiamo sentito i contributi silenti e che c'è stato un problema al banchetto, ma chi erano i contestatori? Non abbiamo capito questo. Scusa. Allora, i contestatori, se ho capito bene, devono essere del PD o giù di lì, insomma. Ma guarda, questa è una situazione particolarmente paradossale, perché noi viviamo in una società dove i giovani hanno dei contratti assolutamente precari, con un sistema pensionistico che in questo momento prevede che uno va in pensione con un importo corrispettivo a quanto versato nel corso della propria vita lavorativa. Se non si raggiunge un minimo di 20 anni di versamento, quei versamenti sono perduti. Quindi chi ha lavorato con grande difficoltà, percependo stipendi bassi, non avendo sicurezze sul contratto, le sicurezze dei padri o dei fratelli maggiori, si trovano ulteriormente penalizzati. Quindi io credo che sia la solita difesa corporativa da parte di chi i diritti già li ha acquisiti ed esclude gli outsider, perché purtroppo l'Italia sta diventando un paese dove la coperta è diventata corta, senza riforme istituzionali. Non... E in questo momento c'è la lotta del penultimo a scacciare l'ultimo. Io uso un paradosso brutale, volgare, ma insomma mi sembra molto la situazione che si vive a Roma nei quartieri più degradati, dove mandano i campi Rom, e invece di trovare una solidarietà tra ultimi, trovi gli italiani poveri, magari con servizi sociali molto scarsi, che incendiano poi le baracche di questi poveracci, che sono gli ultimi della scala. Insomma, è una guerra tra poveri, e la mancanza di riforma, la mancanza di una guida del paese causa anche questi drammi. Noi ci battiamo per dare dei diritti a tutti,
e chi ha già dei diritti ci aggredisce perché non vuole che i loro vengano intaccati dai diritti di chi viene dopo. Una visione miope dell'esistenza umana. Certo. Allora, ci sono altre domande. Dunque, innanzitutto Gianni chiede, il referendum sulla legge elettorale. Noi non sentiamo, Roberto. Mi sentite adesso? Ci sono dei problemi con il collegamento Skype. Sentiamo molto male. Mi sentite meglio adesso? Sì, purtroppo siamo con un wireless. Lo so. Sì, ora sì, prova. Problema storico della rete del partito. Allora, Gianni chiede, a proposito del referendum... lo conosci bene, visto che è iniziato di qui. Esatto, il referendum sulla legge elettorale. È caduta la linea. Un attimo solo, proviamo, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Purtroppo c'è questo problema del collegamento con... Nuovo ci siamo. Mi sentite ora? Prova. Sì, allora sì. Provo a fare la domanda, ecco, vediamo un po' se riusciamo. E a proposito della legge elettorale, del referendum sulla legge elettorale, meglio dire, la consulta si dovrà esprimere. A proposito della cosiddetta reviviscenza della vecchia legge elettorale, quella sostituita dal Porcellum sostanzialmente. Parisi dice che a suo avviso la Corte Costituzionale non ha una giurisprudenza a tal proposito e quindi può esprimersi in tal senso, anche perché, aggiungo io, pare che 63 costituzionalisti su centinaio che ci sono in Italia si sono espressi a favore in questo senso. E condivide quindi l'osservazione che il referendum in Italia così diventa da abrogativo a resuscitativo. Ecco, cosa ne pensate? Guarda, che il referendum resuscitativo non esiste, e che, che la Corte Costituzionale l'ha sempre dichiarato incostituzionale, quindi poi... Eppure lo sai che Parisi, e c'è l'intervista di Parisi proprio sul nostro sito, che l'ha fatta ieri, ha avuto modo di affermare che 63 costituzionalisti si sono espressi nel senso della ammissibilità di quel referendum, nonostante il vuoto legislativo. Noi non sentiamo più, però credo che tu abbia affermato che 63 costituzionalisti ritengono che sia possibile. Esatto. Appunto, siamo in un regime. Io ti dico la mia, la giurisprudenza della Corte è politicizzata, come è naturale che sia. Nell'88, quando fu bocciato il quesito il quesito per introdurre il maggioritario, non fu ritenuto legittimo ciò che invece fu ritenuto legittimo. Non costituzionalisti, ordinari. Prego, Roberto. Ordinari di diritto costituzionale, per la precisione. Professori ordinari di diritto costituzionale. Cambia poco, però siamo lì. Sì, quella è la volontà politica di questi professori, che vorrebbero piegare la giurisprudenza consolidata della Corte per ottenere un risultato. E è possibile pure che accade, perché nella Corte noi non abbiamo mai la possibilità di avere una giurisprudenza consolidata. Quando si trattava di abrogare la legge proporzionale, addirittura venne proposta la reviviscenza della legge truffa, la legge che fu per pochi mesi in vigore negli anni 50, quando la DC voleva conquistare la maggioranza assoluta del Parlamento con un grosso premio di maggioranza. Lì si affrontò per la prima volta e la Corte espresse i suoi dubbi. Ma come detto, se già ci sono delle pronunce che fanno ritenere contrario alla possibilità di proporre questa riforma costituzionale, questa riforma elettorale, è anche vero che la giurisprudenza è mutevole. Però io voglio sottolineare una cosa. Se la battaglia è contro i nominati, il Porcellum e il Mattarellum hanno dei nominati identicamente, perché il Mattarellum aveva i collegi uninominali maggioritari con i candidati calati dalla segreteria di partito come adesso. E l'Istino, il famigerato listino del 25% che consentiva il recupero del finanziamento pubblico distribuito da tutti, era fatto su un listino bloccato. Quindi se si vuole spacciare il Mattarellum come la soluzione attuale, è sbagliato. Il principio tendenzialmente maggioritario è assolutamente da condividere, ma le leggi miste fanno danni, quindi io sono assolutamente per una proposizione della legge uninominale, con collegio uninominale, poi bisogna vedere, la mia preferenza va al turno unico, si può anche prevedere una valutazione del doppio turno, ma sicuramente il Mattarellum mantiene i nominati. No, più che altro non sono del tutto d'accordo con Alessandro, nel senso che il male del Mattarellum è il recupero proporzionale, è lo scorpo, è questa roba qui. Se non... Ai.
caduto di nuovo. Niente. È accidentata questa chiamata, purtroppo. Pronto? Sì, mi sento molto male. Adesso sì. Lo stavo dicendo, non ero del tutto d'accordo con Alessandro, perché per me il male del Mattarellum è solo la quota proporzionale, niente più che questo, e lo scorporo e queste robe qui. Perché in realtà noi lo vediamo in Parlamento, i danni che ha fatto questa legge senza nemmeno le preferenze, senza nulla. Cioè il danno è clamoroso, perché sostanzialmente prima c'erano dei parlamentari che avevano una loro autonomia, avevano una loro forza rispetto al partito, proprio perché potevano contare, magari anche in termini clientelari, ma potevano contare su un bacino elettorale anche personale. Oggi invece che questo non esiste più, i casi di posizioni diverse rispetto ai leader di partito non esistono quasi più, cioè il voto di coscienza non c'è quasi più. Questo è un danno notevolissimo che è stato inferto alla rappresentanza parlamentare, e quindi io so benissimo che uscire da questo sistema è importante. Dopodiché torniamo al Mattarellum, ma il Mattarellum appunto grazie a quel 25% di proporzionale aveva dato luogo ad una democrazia molto discutibile, quindi bisognerebbe per la prima volta nella storia repubblicana introdurre il sistema che non si è mai provato, cioè quello di avere tutti i collegi uninominali. Quello non l'abbiamo mai fatto nella storia repubblicana. Io continuo a dire con primarie di collegio, però questo è importante perché il maggioritario possa essere un maggioritario di eletti e non di nominati. Bene, altre domande che arrivano da Stefano Russo, vi chiede: siete d'accordo che senza primarie di collegio nessun sistema elettorale realmente democratico? Noi ti sentiamo poco, ma io credo che ho espresso. Provo a ripetere la domanda. Prima della domanda. Sono d'accordo anch'io sulle primarie, assolutamente. Cioè, nel senso che se sono regolamentati in collegi uninominali vanno benissimo. Esatto, primarie di collegio, infatti di questo parlava Stefano Russo. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere in anteprima perché abbiamo dei problemi serissimi con la banda, che in questo momento ha preso, preso anche noi. Però io mi riprometto. Musica. Come? Sì. Un gioco di parole, banda musica, no? Scusami, sì. Una butarda. No, proviamo a vedere se resiste ancora un po', perché dovrei riavviare un programma per vedere se la situazione migliora. Dunque. Le domande, ecco, Silvana chiedeva se avete letto le ultime su Equitalia e cosa ne pensate. Equitalia. Ma Equitalia è, diciamo così, un'agenzia che fa da esattore al posto delle banche. Prima c'erano le banche che ricevevano i tributi, adesso c'è Equitalia. Equitalia poi più di tanto non è che possa fare, nel senso che deve applicare le leggi del Parlamento, e qui si è esagerato, cioè nel senso che in un sistema che è assolutamente deficitario è incredibile arrivare a pagare, per esempio, anche in pendenza di un ricorso, a dover pagare le cartelle esattoriali. Tutti si ricordano, tutti sono stati vittime di cartelle pazze, ed è pazzesco che si pretenda questo anche in pendenza di un ricorso, prima che il ricorso venga esaminato. E addirittura poi si arriva anche al pignoramento. Insomma, io penso che non sia questo il modo per stabilire un rapporto serio tra il contribuente e lo Stato. Credo anzi al contrario che questa severità, se non è supportata da un'attendibilità delle contestazioni all'Agenzia delle Entrate, è evidente che non può andare a buon fine. Aggiungo un altro dettaglio: sta per succedere qualcosa di incredibile, perché Equitalia ha deciso di non volere più occuparsi della riscossione dei tributi locali, ma questo non perché è così, perché sia svogliata, ha deciso di farlo perché si è accorta che le cartelle esattoriali locali erano ancora più sbagliate di quelle nazionali, quindi hanno detto: per evitare il sequestro dei nostri agenti, perché è successo anche questo, rivolte popolari eccetera, noi almeno quello non lo facciamo. Quindi adesso è rimesso ad ogni comune il scegliere il gestore della riscossione,
credo che sia una vera follia e credo che questo avrà dei grossissimi problemi. E c'è poi un altro problema, che è forte coi deboli e deboli coi forti, perché Equitalia poi va a riscuotere le cartelle di chi dichiara e non ha potuto pagare per mille motivi e non si può tramite Equitalia fare nulla contro l'evasione, che è il vero problema del strutturale del paese. Noi non dobbiamo costringere con delle misure coercitive troppo forti chi magari si trova in difetto di liquidità ma ha dichiarato tutto. Noi dobbiamo andare a scovare gli evasori. Come al solito lo Stato italiano prende delle facili scorciatoie e alla fine punisce chi è trasparente. Bene ragazzi, dobbiamo veramente salutarci perché i problemi di banda sembrano non risolversi neanche per me. Evidentemente la gente è tornata dalle vacanze, noi ci stiamo attrezzando, appena avremo i soldi necessari avremo una HDSL con banda garantita e quindi tutti questi problemi, almeno dal lato in cui si fa lo streaming, non vi saranno. Poi anche voi avete i vostri problemi a tutta Argentina con la vostra rete, però almeno noi, diciamo, entro i prossimi 2 o 3 mesi questo problema lo risolveremo, perché avremo una banda garantita, prenderemo un servizio in grado di risolvere per sempre questo problema. Io vi ringrazio veramente tanto, ringrazio l'onorevole Marco Beltrandi e Alessandro Massari della direzione di Radicali Italiani per aver partecipato a questa nuova puntata di Nessun Passo è Gratis, e l'appuntamento a questo punto, Alessandro, è per domenica prossima, giusto? Penso proprio di sì, considerando però che c'è anche il comitato, quindi a fine dei lavori del comitato dovremmo esserci sicuramente. Ok, allora ci accorreremo, giustamente c'è il comitato, va bene. Allora, un saluto a tutti voi e ritorniamo nello studio di Lecce, vediamo un po' di risolvere questi problemi mandando l'autopilot.